Oggi in tutto il mondo si celebra la giornata del volontariato, un esercito di milioni di persone che mettono il proprio tempo a disposizione di altri per dei valori molto importanti. Esistono davvero tanti tipi di volontariato, tra questi c'è anche il volontariato ambientale. Ed è con piacere che vi presento il nostro ospite Riccardo Geminati, vicepresidente del gruppo ambiente Bassa Bresciana, il Fauno. Buonasera. Buonasera a tutti. Il Fauno è questo gruppo di persone che si battono, insomma, mettono insieme le proprie risorse per la tutela di un territorio, quello della Bassa Bresciana, in particolare anche nella zona di Pavone, Cigole, sui territori bagnati dal fiume Mella. Perché avete deciso di impegnarvi in questa avventura così importante? Ma il Fauno, con le sue varie evoluzioni, è da più di 35 anni che esiste, quindi è una storia ben lunga. E in questi anni sicuramente siamo passati, abbiamo visto un'evoluzione importantissima su quelle che sono le tematiche ambientali. Si è partiti in pochissime persone e pian piano si è raggruppato una serie di paesi, quindi raggiungendo tutto il Basso Mella. Il Mella, che poverino, come sappiamo, negli ultimi anni è un fiume che è stato bistrattato da tutti, e se pensiamo che il fiume che nasce a Brescia muore a Brescia, quindi più bresciano del fiume Mella non c'è niente, eppure tutti lo trattiamo in maniera molto sconsiderata e senza nessun tipo di interesse dal punto di vista ambientale. Noi, senza non con un minimo di forze, di energie e di soldi, da oltre 30 anni ci stiamo da fare e cerchiamo di fare il possibile per più che contrastare e di andare contro certe dinamiche, a fare educazione, a fare interventi concreti, quindi acquistando aree e attrezzandole, facendo diventare bosco. Una di queste è la Driade. Una è la Driade, una è la Mella Morta, e ce ne sono anche altre. Quindi in maniera molto umile lavoriamo, sensibilizziamo e speriamo che sempre più questa tematica ambientale, soprattutto legata al fiume Mella, diventi una tematica che interessa sempre più persone. Quanti volontari siete attualmente? Ora, attualmente operativi siamo circa 6 o 7 persone, quindi non siamo tantissimi, però sappiamo bene che il problema del volontariato è un problema di questo genere, quindi tantissimi che fanno tessere, che scrivono, ma pochissimi che poi, come nel caso ambientale, che si mettono in prima persona a lavorare. E sappiamo bene che invece l'ambiente ha bisogno di operatività, perché al di là di tante parole, libri scritti, bisogna andare là con certe operazioni e anche andare a controbattere con certe realtà, delle situazioni da migliorare, insomma. E proprio recentemente avete anche cercato di fare un'operazione di pulizia, insomma, di queste aree dopo i disastri di temporali estivi, in particolare nel Parco della Driade. Sì, noi sabato scorso e anche sabato questo ci siamo raggruppati, le famose 6 o 7 persone, perché crediamo che in prima persona anche lì ci sono delle manutenzioni straordinarie, tutte le cose da fare. Abbiamo cominciato a liberare da questi alberi che sono caduti durante i temporali, ma anche a fare delle pulizie che bisogna fare comunque tutti gli anni, approfittando dell'inverno, della stagione di ferma degli alberi e dei cespugli. E anche con la collaborazione di un altro gruppo di volontariato in Milzano, la compagnia del BÖT, che sono tutte signore, di anche cominciare da 3 anni abbiamo cominciato una ripiantumazione di erbe spontanee, anche di bulbi che erano presenti nella pianura padana, nei boschi planiziali, che sono stati completamente estinti nella nostra zona. Quindi è un'operazione a doppio taglio che abbiamo avviato. Siete molto legati al territorio ed è per questo che siete in prima linea anche quando vengono organizzate delle manifestazioni come quella che si terrà questa domenica al Palazzo Cigola Martinoni, dedicata ai grani antichi. Sì, noi come Fauno, ma anche come Fondazione Pianure Bresciane e come Cooperativa Bresciana Antica Terra, siamo un po' un tutt'uno che lavora in maniera sinergica, e domenica abbiamo organizzato questo evento che si chiama Granit, tutto il tema, l'attenzione sui grani antichi, sulle erbe spontanee, su tutto quello che è il tema della salute, del benessere, dell'ambiente, quindi, perché comunque sappiamo bene che il benessere delle persone è dato anche dall'ambiente in cui vive, quindi più l'ambiente che vive è bello e da piacere, da bellezza, e più stiamo bene anche noi. Quindi domenica dalle 14
alle 20 ci sarà questa apertura in cui si presenteranno delle mostre, c'è arte. E ovviamente nel salutarci invitiamo tutti coloro che hanno un po' di buona volontà e vogliono fare del bene all'ambiente a raggiungervi sabato pomeriggio alla Driade, appunto, sì, per rimboccarsi le maniche e sistemare un po' con manutenzione straordinaria questo luogo. Grazie ancora a Riccardo Geminati, vicepresidente del gruppo ambiente Bassa Bresciana, il Fauno. Grazie a voi, grazie.